abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Oggi per la settima puntata vogliamo sperimentare insieme a voi un piatto a base di pollo che farà leccare i baffi a grandi e piccini, le chicken lollipop. Lollipop come i lecca lecca, e infatti è proprio questa la forma che avrà il nostro piatto dopo la preparazione. Utilizzeremo la parte più gustosa del pollo, i fusi. Procederemo con una marinatura a secco, li avvolgeremo con fette di bacon e infine li cuoceremo passando per una profumata affumicatura. Salutiamo i partner di quest'oggi che sono Magnus con le sue gustose salse, in particolare con la Apple Ginger con la quale andremo a caramellare le lollipop, e diamo il benvenuto alla tenuta Setten che con i suoi preziosi vini ci consentirà di abbinarne quello più adatto per assaporare al meglio questo gustoso piatto. E quindi non ci resta che iniziare la preparazione, buona visione! Oggi vi mostriamo come creare un piatto straordinario partendo da un semplice fuso di pollo. Iniziamo col tagliare la carne attorno all'osso. Dobbiamo rimuoverla dalla base della polpa fino al piede del fuso. Tagliamo e rimuoviamo anche tutta la pelle dalla polpa. Molti la lasciano, ma secondo noi appesantisce troppo il gusto e rende più difficoltosa la masticazione. E quindi la togliamo completamente in modo che la carne possa assorbire tutti gli ingredienti che a breve andremo ad applicare. Per liberare l'osso e lasciare solo la polpa dobbiamo tagliare anche i tendini. Ce ne sono molti e tengono tesa la carne e le cartilagini. Dopo aver tagliato i tendini riusciamo a liberare il piede del fuso. Si fa un po' di fatica, ma bisogna lasciarlo completamente pulito. Tagliamo i tendini sciolti con delle forbici da cucina. Nella polpa è presente un ossicino appuntito. Facciamo attenzione a rimuoverlo bene dalla base e spingiamo la carne verso il basso a formare una pallina. A questo punto abbiamo bisogno di un legante che faccia aderire le spezie alla carne. Ed utilizziamo la salsa Apple Ginger del nostro partner Magnus, a base di mele e zenzero. Farà da legante alle spezie, ma soprattutto darà un gusto unico ai nostri fusi. Quindi l'applichiamo con un pennello da cucina, assicurandoci di coprire ogni parte della carne. Lasciamo scoperto l'osso, altrimenti rischierebbe di bruciarsi e guastare il gusto del piatto. Facciamo in questo modo con tutti i nostri fusi e poi passiamo al rub. Il nostro partner BB Cooking ci fa provare il suo Mamma Mia Rub a base di spezie verdi che richiamano un po' il nostro gusto mediterraneo. Per comodità lo versiamo in una ciotola e vi inseriamo un po' alla volta i nostri fusi. Li ruotiamo più volte in modo che il rub aderisca per bene. Lasciamo sempre cadere le spezie in eccesso nella ciotola e continuiamo così con tutti i nostri fusi. A questo punto prendiamo delle fette di bacon, possibilmente tagliate sottili e lunghe. E iniziamo quindi ad avvolgerle sui nostri fusi. È importante farle aderire per bene e sovrapporle ad ogni giro. Possiamo anche usare due o tre fette per ogni fuso in base alla lunghezza del bacon. Se stringiamo e sovrapponiamo per bene le fette, rimarranno attaccate anche durante la cottura. Ma se abbiamo dubbi, possiamo fissarle con uno stuzzicadenti. Riprendiamo la Apple Ginger di Magnus e ricopriamo il bacon che abbiamo applicato. Questo ci permetterà di ottenere durante la cottura
una glassa croccante e gustosissima. In questa fase però è sufficiente una spennellata grossolana, sia da un lato che dall'altro. Quindi le rigiriamo tutte e ripetiamo lo stesso lavoro. Il retrogusto dolciastro di questa salsa andrà a bilanciare il tono più salato delle spezie che abbiamo applicato, creando un gusto davvero unico. Siamo quindi pronti per passare alla fase successiva. Prepariamo il nostro barbecue con dei bricchetti di carbone e per l'affumicatura utilizzeremo un pezzo di legno di ciliegio. Accendiamo e appena il legno inizia a fumare possiamo inserire i nostri fusi. Per affumicarli in modo omogeneo cerchiamo di posizionarli tutti in piedi. Possiamo anche fare in modo che si tengano in piedi l'uno con l'altro. L'affumicatura durerà circa un'ora e poi la temperatura naturalmente nel barbecue si porterà a 200 gradi e in un'altra mezz'ora completeremo la cottura. Ma 10 minuti prima di completare la cottura applichiamo un altro velo sottile di apple ginger solo sulla parte superiore e servirà a completare la glassatura. Richiudiamo e dopo 10 minuti le nostre lollipop sono pronte. Quindi le rimuoviamo tutte dal barbecue urbano e ci prepariamo ad impiattarle. Data la forma e il nome di questo piatto, che richiama il lecca-lecca, ci piace l'idea di utilizzare un bel piatto colorato. Noi consigliamo di degustarlo come stuzzicante aperitivo e per apprezzarlo al meglio vogliamo abbinargli qualcosa da bere. Ci dà una mano il nostro partner, la Tenuta Setten. Secondo noi l'abbinamento ideale è proprio il Prosecco Brut, colore giallo paglierino con sfumature tendenti al verde unito ad un perlage sottile. Un bouquet equilibrato con sentori agrumati e di mela verde e profumo di fiori d'acacia. Al palato ritornano le sensazioni floreali accompagnate da un'elegante mineralità che esalta il nostro piatto senza mai prevaricarlo. E buon appetito dai Sudurban Grill! Ingredienti: fusi di pollo piccoli, 3 fette di bacon per ogni fuso, salsa gourmet apple ginger di Magnus a base di mele e zenzero, rub mamma mia di BBQ King, sale marino integrale, aglio, semi di finocchio, salvia, timo, senape, pepe nero, alloro. Per l'affumicatura, legno di ciliegio.